Forza Italia, movimento attrattivo in Abruzzo e nel resto del paese dove si registrano continue adesioni. Si dice soddisfatto il vice premier Antonio Tajani a Sulmona, intervenuto per presentare l'adesione a Forza Italia di Antonietta Laporta, consigliera regionale d'Abruzzo che ha lasciato la Lega. Con lei in emiciclo i forzisti salirebbero a 8, ma ufficialmente solo 3 sono nel gruppo presieduto da Mauro Febbo, mentre gli altri hanno aderito al gruppo misto. Tuttavia un bel rilancio in vista delle elezioni regionali della prossima primavera. Ma noi siamo lieti di accogliere nelle file di Forza Italia una donna che ha fatto molto bene in consiglio regionale e che rappresenta questa parte della regione Abruzzo, che è in consiglio comunale. Sulmona è una città importante, alla quale mi fermavo sempre quando ero militare col treno che mi portava a Pescara, e certamente la sua presenza renderà più efficace non soltanto la nostra azione in consiglio regionale, ma anche la nostra presenza sul territorio, perché è fondamentale per quanto ci riguarda rafforzare Forza Italia in tutti i comuni, in tutte le province, in ogni regione, perché si possa trasmettere al maggior numero possibile di cittadini il nostro messaggio di rivoluzione liberale. Alla conferenza stampa è intervenuto anche Maurizio Gasparri. Siamo contenti, io come responsabile nazionale degli enti locali accompagno il nostro segretario nazionale Tajani e il coordinatore regionale Pagano per questa iniziativa che allarga ulteriormente il nostro gruppo. Questo è un segno di vitalità, di presenza e di dinamismo in vista anche delle elezioni regionali che ci attendono all'inizio del prossimo anno in Abruzzo. Quindi siamo qui per organizzarci oltre che per dare questi positivi annunci. Per la consigliera Laporta l'adesione a Forza Italia, spiega al TG Max, è un ritorno a casa. Una scelta naturale, direi, perché la mia indole è questa, un'indole moderata, quindi mi sento veramente nella grande casa dei moderati italiani. Sono contenta di questo passaggio che appunto è più che un passaggio, mi sembra un ritorno a casa del tutto naturale. Felice di questo, felice di essere stata tra l'altro battezzata da ministro Tajani e dal senatore Gasparri, e sono sicura che faremo un grande lavoro per il nostro Abruzzo. Bisognerà portare tanti abruzzesi nella casa degli italiani.